Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nella Valle Bova a Erba, in provincia di Como. Andremo a fare per la prima volta il sentiero della scala di ferro e della scala di legno, ma come vedrete in seguito ho dovuto interrompere perché, non avendo un kit da ferrata, mi è stato impossibile proseguire, troppo rischioso. E penso che comunque va visto, va pubblicato, è appunto la mia esperienza in montagna, in questi luoghi, che ti frena a prendere determinati rischi. È l'imprudenza e l'inesperienza a volte che ti porta a fare cose che non si dovrebbero fare, magari solo per non far vedere che sei tornato indietro o per non far vedere che non ce l'hai fatta. Ma cioè, guardatevi intorno, ce l'hai fatta o non, siamo sempre qua comunque all'aperto a farci la nostra passeggiata. E niente, ricordatevi appunto, se vi piacciono i miei video, se li trovate belli, interessanti, e avete qualche domanda, mettete sempre un like, commentate e iscrivetevi al canale. Per me è un grande supporto, ogni iscritto è prezioso, e poi appunto mi dà la possibilità, mi incentiva a fare sempre di più video per voi. E nulla, eccoci qua, vi lascio al video, buona visione. Dopo aver fatto quella breve salita dove c'era il cartello, abbiamo preso questo, spiana un po', abbiamo preso questo sentiero che va sempre dritto in costa sul bosco. Fate sempre attenzione perché lato di qua sono comunque dei punti esposti, quindi sempre attenzione. Come diceva il cartello, difficoltà e, quindi escursionista esperto, e vi garantisco che la scala di legno e di ferro sono belle ripide e alte e comunque pericolose, quindi se non siete sicuri e non siete comunque pratici, vi consiglio un bel kit da ferrata e vedremo. Io non ce l'ho, adesso arrivo lì, comunque ho della corda, al limite farò un imbrago d'emergenza e niente, giusto per avere una sicurezza in più, ecco. Ok, siamo all'entrata dell'eremo, appunto ingresso giornaliero, 17 macchine, adesso segna semaforo verde, quindi si può salire. Dopo i vantaggi di avere una panda, colina agile. Ci siamo preparati, abbiamo messo una buona dose di Autan. La macchina e l'eremo di Salvatore me lo lascio, di San Salvatore me lo lascio alle mie spalle, dove ho parcheggiato. Ricordatevi, 17 posti auto, quindi è quasi improbabile il weekend trovare parcheggio. Adesso c'è un bel sentiero lungo sta valle, questo bellissimo prato, c'è un'area picnic qua davanti e noi appunto andremo giù a destra e andremo a prendere il sentiero delle scale. Seguendo il sentiero, sempre dritto dopo il prato, ignorando tutti i bivi fino a quando arriviamo a questo cartello. E andiamo su a destra. Si sale. Eccoci qui. Qui siamo arrivati praticamente in fondo al sentiero, troviamo un altro cartello che indica Eremo San Salvatore Crevenna, appunto da dove siamo arrivati, e scala di legno, praticamente questo è il sentiero, qua parte il sentiero. Qui c'è un altro cartello appunto che indica la pericolosità del sentiero e dritto a noi c'è l'orrido di Caino. Se volete andarlo a vedere, magari io l'ho già visto, dopo magari ci rifaccio un salto, ma il mio obiettivo oggi è fare il sentiero delle scale, quindi
una bella picchiata all'insù. Vi faccio vedere, ci sono già presenti delle catene e il sentiero sale su. Adesso useremo la GoPro e andiamo. Lì appunto c'è il continuo dell'orrido di Caino e di qua si continua su. Abbiamo messo i guantini perché ci dovremo aiutare con le mani visto che ci sono le catene. Ecco qua, siamo arrivati, scala di ferro, primo tratto. Appunto qui ci sono comunque delle vie per il kit ferrata, bella in pendenza comunque, praticamente su in verticale. Lì c'è l'orrido di Caino e via, andiamo. Allora, in salita sicuramente più facile, mi raccomando, sempre 4 prese alternate, destra con sinistra, piede sinistro con mano destra. Legatevi ben stretto lo zaino, assicuratevi delle stringhe ben allacciate, scarpe belle strette. Ecco qua. Qui praticamente si continua, attenzione che è umido, che c'è un po' d'acqua, praticamente questo è, siamo nell'orrido di Caino, la parte diciamo non turistica, come potete vedere, molto molto bello, eh? Adesso faremo anche un po' di foto, praticamente l'orrido di Caino è lì. Questa parte metallica qui, praticamente vedete le passerelle sono qua, bellissimo. Allora, eccoci qua ragazzi, qui appunto ho fatto il giro dell'orrido di Caino, siamo arrivati di nuovo a un altro cartello che declina ogni responsabilità. Appunto c'è la scala di legno, che ragazzi, la scala di ferro a confronto non è niente, infatti appunto pensavo magari non era proprio necessario un kit da ferrata, ma qua si sta parlando veramente ragazzi di 30 metri in verticale. Adesso vi faccio vedere, cioè, se fai un volo qui muori, morto, caput. Quindi siccome conosco la montagna, conosco questi ambienti, meglio non rischiare, tanto la medaglia non ce la dà nessuno. Dopo esserci bloccati dopo la scala di legno, abbiamo preso un altro sentiero che penso, essendoci già stato, conduce al buco del piombo e poi scenderemo giù per l'orrido di Caino, per poi tornare alla macchina. Niente, arrivati a questo fiumiciattolo,
di lassù si va per l'Alte Vicere, 40 minuti, ma me ne torno indietro. Torno e vado alla macchina perché si è fatta una certa, e comunque molto molto bello, degli ambienti veramente veramente belli, a pochi passi da Como sembra di essere in un altro pianeta, come potete vedere. E niente, dopo una bella lavata di faccia ci rincamminiamo, riscendiamo la scala di ferro e torniamo all'eremo di San Salvatore. Ecco qua, dopo aver sceso la scala di ferro molto prudentemente, torniamo indietro. Vedete lì, vediamo se si vede, qui c'è la scala di legno praticamente, scala di ferro, scala di legno. Praticamente fate il giro, andate su, passate di là e tornate giù praticamente da lì. Qui c'è la scala di legno. Parte da qua e va a finire qua su. E niente, mi raccomando, kit ferrata ragazzi, 2 ore 18, quasi 5 chilometri. Adesso qua c'è davanti, c'è l'eremo, abbiamo fatto un bel giro, abbiamo scoperto nuovi posti della Valbova. Guardate anche che paesaggi, si va in mezzo lì, sembra di essere. E niente, vi ricordo ancora, se vi piacciono i miei video mettete un like, iscrivetevi alla pagina. Mi raccomando, prudenza sempre, non fate cose avventate, e grazie.